Novembre è solitamente uno dei mesi più importanti per Nintendo a livello di uscite, anche perché è il mese che anticipa il Natale. Per questo motivo ho preparato una lista dei 13 giochi più interessanti annunciati e disponibili ora sul Nintendo Shop questo mese. Qualora disponibili su Amazon o in digitale, ve li lascio tramite link in descrizione per risparmiare qualche euro. Iniziamo il 2 novembre con l'amato secondo episodio della serie Star Ocean, che torna con Star Ocean The Second Story R. Si tratta di un JRPG classico di vecchio stampo, rinnovato sotto molti aspetti per renderlo più attuale. Una piccola perla per gli appassionati del genere. Il giorno dopo, il 3 novembre, parliamo invece di WarioWare Move It, il nuovo capitolo della saga di WarioWare. L'ho provato in anteprima da Nintendo quando andai a provare Mario Wonder. Si tratta di una collezione molto interessante di minigiochi in maniera classica alla Wario. Si possono giocare da soli, in compagnia e in diverse velocità per renderli sempre più difficili. Ci sono tra l'altro diverse modalità. La fanno da padrone ovviamente i sensori di movimento, rendendo l'esperienza particolarmente divertente in compagnia, anche se un po' meno da soli. Spostiamoci al 14 novembre invece con l'arrivo di Super Crazy Rhythm Castle. Si tratta di un gioco ritmico con oltre 30 brani in cui giocando in cooperativa con i tuoi amici dovrai risolvere puzzle a ritmo di musica. È disponibile anche il multiplayer online e Nintendo Switch penso sia la console perfetta per questo genere di party game. Sempre il 14 novembre escono altri due giochi, ma iniziamo dal primo. Finalmente arriva Hogwarts Legacy. Si tratta di un gioco già uscito su altre console che ti permette di rivivere le avventure di Harry Potter a modo tuo, vivendo a tutti gli effetti dentro Hogwarts. Pieno di segreti e chicche per gli appassionati, è stato acclamato e apprezzato molto dall'utenza all'uscita e speriamo che il rilascio su Switch sia all'altezza delle aspettative per quanto riguarda la parte tecnica. Il terzo e ultimo gioco del 14 novembre è invece Astral Ascent. È un gioco platform 2D con elementi roguelite ambientato in un mondo moderno e fantastico. Possiamo giocare nei panni di uno dei quattro eroi, ognuno con differenti personalità e obbligato a scappare dal Garden, una prigione astrale protetta da 12 boss, chiamati Zodiacs. Non è una novità che mi piacciono i giochi con questa grafica, ma l'ho trovato non solo piacevole alla vista, ma proprio interessante come concetto, soprattutto per il costo molto accessibile visto che si tratta di un indie. Sempre con questa grafica, tra l'altro, il 16 novembre esce There Is No Light, un RPG d'azione e avventura parecchio brutale. Il gioco presenta oltre 70 tipi di nemici e boss, con una durata stimata di circa 30 ore, a detta degli sviluppatori, accompagnato da host memorabili, come si sente già dal trailer, è perfetto. Anche in generale per il genere di ambientazione. Per 15 euro promette molto bene. Il 17 novembre invece abbiamo 5 uscite e ve le descrivo brevemente partendo dal first party. Arriva finalmente Super Mario RPG. Super Mario RPG non è mai arrivato da noi, per SNES, ma lo fa finalmente con questo remake. Non c'è molto da dire in realtà, si tratta di Super Mario ma con elementi RPG, quindi a turni. Per alcuni può stonare, ma vi assicuro che si tratta di un'enorme perla che finalmente può essere recuperata in maniera non solo legale, ma anche attuale. È pieno di easter egg e collegamenti con altri brand di Nintendo, quindi non lasciatevelo sfuggire perché sicuramente sarà un titolo interessante per questo novembre. Gli altri 4 giochi sono Grotto, un gioco d'avventura in prima persona con un art style veramente curioso e ben sviluppato, dove tu, Sud Slayer, puoi predire il futuro e plasmarlo. Abbiamo poi The Forest Quartet, un puzzle game narrativo 3D su una cantante morta ma non dimenticata, dove dovremo viaggiare col suo spirito in 3 atti dedicati ai membri della sua band per un concerto d'addio. Poi abbiamo altri 2 giochi che sicuramente sono famosi, quindi non mi dilungo troppo, e sono Naruto per Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, seguito della saga Ultimate Ninja Storm con nuovi personaggi, nuova storia e tante altre novità. L'altro è Persona 5 Tactica, un gioco di strategia, RPG e simulazione prodotto da Sega sul brand tanto amato. Quest'ultimo sarà sicuramente di nicchia, mentre per quanto riguarda Naruto ho ottime aspettative perché è una sorta di Dragon Ball Budokai Tenkaichi ma per Naruto, e tra l'altro i Ninja Storm sono sempre sviluppati benissimo, anche su Switch di solito. Dopo questo mastodontico 17 novembre, il 20 ci andiamo molto più leggeri con In Stars and Time, un indie che racconta la storia di Sifrin e dei suoi compagni d'avventura, una famiglia scelta e unita dal destino per porre fine al regno tirannico di un re malvagio. Quando però il gioco sembra finire la vittoria dietro l'angolo, si verifica sempre una tragedia. L'orologio si resetta e sono costretti a rifare tutto dall'inizio. È un RPG molto promettente, con un'estetica che richiama in maniera notevole Deltarune e Undertale, motivo per cui mi ha subito colpito e non vedo tra l'altro l'ora di giocarlo. Chiudiamo invece il mese con Wordless, in uscita il 21 novembre. Si tratta di un gioco platform ed azione 2D, è ambientato in un tempo in cui le regole dell'esistenza restano indefinite. Guardandolo mi ha veramente ricordato Gris per certe animazioni, comunque molto particolare, seppur ne sia lontano per tipo di gioco e di esperienza, ma anche altri svariati roguelike giocati. Il sound design è pazzesco, ogni effetto e colonna sonora ben pensata per accompagnare l'avventura, motivo per cui penso sia il gioco perfetto da giocare svaccati sul divano con delle cuffiette. Molto interessante anche l'aspetto del combattimento, perché dal trailer sono viste che ci sono tantissime combo, quindi non penso che sia neanche un gioco così facile da giocare. Questi erano secondo me i 13 migliori giochi in arrivo a novembre 2023 su Nintendo Switch. Se ne avete altri da consigliare scriveteli nei commenti e facciamo diventare quindi il box dei commenti una sorta di grande forum dove discutere tutte le migliori uscite che arriveranno questo mese. Alcuni giochi potrebbero essere annunciati strada facendo e altri invece magari ancora non disponibili per chiacchierarne. Ringraziandovi per la visione, vi aspetto a dicembre per le prossime nuove uscite.